Buongiorno a tutti, sono Fedello di Hydra Games Tana dei Goblin Perugia. Oggi per gli apriscatole andremo a guardare dentro Tang Garden. Questa è l'edizione deluxe arrivata proprio in questi giorni e partiremo a guardare dalla scatola base. Già vi dico che questa è l'edizione in italiano portata dalla Gaeton Games. Il gioco invece è della Thundergriff. Mettiamo da parte il resto delle cose e partiamo con la scatola base. Allora, già vi dico che la scatola è bella pesante. Questo è un piazzamento tessere, ma non solo. Avremo le carte dei personaggi, delle miniature che già vi dico sono piccoline, ma tanto per un gioco del genere vanno bene così. E noi saremo degli ingegneri convocati dall'imperatore della dinastia Tang per fare il giardino più figo che c'è. Quindi, via la plastichina e andiamo a guardare dentro questa magnifica scatola. Gli autori sono Francesco Testini e Pierluca Zizzi, mentre il disegnatore è Mizak. Allora, cosa abbiamo qua dentro? Un bigliettino che ci ricorda che le fustelle si trovano al di sotto dell'inserto. Va bene. Poi guarderemo anche sotto l'inserto. Questo è il regolamento. Tutte le varie componenti. Eccolo, abbiamo qua le varie tessere da piazzare, le carte che dicevamo, troveremo tutto quanto dentro. Mi sembra, insomma, a prova di Fedello Tonto, poca roba e spero ben chiara. Ecco qua i vari personaggi che troveremo poi da giocare, ce ne sono anche di extra, avete visto. Questo il tabellone, bello. Allora, questo è il tabellone, è spesso che sembra quasi legno. Qua ci sono gli spazi per inserire, penso, le decorazioni, non so adesso bene, anche perché il Kickstarter l'ho pledgiato un anno e mezzo fa. Allora, qua abbiamo le varie miniature, spero di riuscire a farvele vedere. Vediamo se un po' di messa a fuoco, ma allora, come sono? Comunque, spero siano funzionali, l'importante è quello. Qua abbiamo altre basette. Dai, via. Una ve la faccio vedere per bene. Prendiamone una a caso. Dai, giocatori American, spero vi vadano bene. Qua abbiamo le basette delle miniature. Questi qua, cubettini vari. I tetti, che sono quelli che forse hanno ritardato la consegna di mesi e mesi. Queste sono le plance dei giocatori. Quattro plance. Poi, qua abbiamo altri pezzi in plastica. Delle piccole decorazioni, vedo. Dai, apriamo anche questi. Forza bruta, vieni a me. Allora, cosa sarà? Cosa sarà? Tagliato male. Non soffro in realtà. Qua abbiamo le carte. Carte dei personaggi telate belle spesse, ma tanto abbiamo le premium sleeves fatte apposta per questo gioco, è incredibile. Allora, eccole qua, le varie carte. Retro, sempre uguale. Qua abbiamo delle cartine che spero di riuscire a aprire rapidamente. Allora, non so chi di voi ha partecipato a questo Kickstarter, ma la storia è stata abbastanza travagliata con abbastanza ritardo. Però i materiali sono veramente fighi per quello che vedo adesso.
carte anche queste spessissime e sono, credo, le varie buttolà, le decorazioni che metteremo, peonie, loto, pino, magnolia, vabbè, comunque, carte veramente veramente fighe. Adesso procediamo rapidi che sennò questa defustellazione durerà tipo 20 ore. E qua sotto le fustelle, sono una tombola di fustelle. Allora, questi penso ci saranno decorazioni e ponti da montare. Mamma mia, quante sono spesse! Non so se riuscite a rendervi conto di quanto è spessa, ma sembra legno. Qua le monete, non ho preso l'add-on con le monete perché sono un poveraccio. Poi, qua iniziano le tessere, segnalini e tessere. Ancora tessere, qualcuno mi ha denigrato questo acquisto dicendo che è il figlio di Carcassonne, il cugino di Small Island, ma qua vediamo che c'è ben altra roba. Mamma mia, quanto sono belli questi disegni. Veramente, veramente belli. Spero che la signora di casa, che attualmente è al lavoro, sia piacevolmente colpita da tutto questo bel po' di roba. Allora, se non vi spiace, metterei da parte la scatola base e darei un occhio anche dentro alle espansioni, per cui metto dentro le cose alla bella e meglio. Ciao Tang Garden, scatola base. E partiamo con la prima espansione che guardiamo, Ghost Stories. Allora, questa qua in inglese, ma è multilanguage. Beh, comunque, a quanto mi ricordo, l'espansione del Ghost Stories va a ripescare un po' nell'immaginario cinese di spiriti qualcosa, introduce nuovi meccanismi. Per cui, via la plastichina di nuovo e guardiamo dentro questa Ghost Stories. Chissà dove metteremo poi tutte queste scatole. Regolamento, questo in inglese, scorro, scorro spagnolo, scenario in tedesco. Gira, 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 gira. E ci siamo anche noi. In italiano sono quattro paginette. Nuovi personaggi, gli scenari. Ah, si possono anche creare scenari. Vabbè, di qui ci avremo da giocare, penso, per me. Oh là là. Queste sono delle tessere con questo bellissimo effetto catarinfrangente. Potremo anche giocare in mezzo alla strada e le macchine ci vedranno. Qua c'è la moneta in metallo, primo giocatore, credo. Io butto là, è un fantastico dado con dei caratteri vagamente illeggibili. Poi faremo un corso di cinese e riusciremo a capirli. In realtà sono i numeri, penso, mascherati molto molto abilmente. Abbiamo delle tessere, delle dischette, via, di legno questa volta. O è plastica? Al tatto non ve lo so dire, ragazzi, perché è liscissimo. Altre quattro miniature più un gatto. Penso sia un gatto. O vediamo se anche questo si apre facilmente. Sono due gatti. Lo scopriremo solo leggendo il regolamento. Qua altri dischettini ancora. Il sacchetto Tang Garden con la carpa. Qua abbiamo altre carte ancora. Ah, qua so che le carte c'erano qualche bega, ho letto sul forum, guardateci perché mi sembra che manchi una carta nella lingua italiana, dovrete usare una carta di un'altra lingua, ma tanto cambia soltanto il nome, invece che albero spettrale ci sarà Spectral Trio, albero e spectral. Cose del genere. Ci sarà anche qua sotto qualcosa, una sorpresa? No, nessuna sorpresa qua sotto. Bene, allora rimettiamo cose qua dentro all'aria infusa. Ciao Ghost Stories e ritorniamo con Tang Garden Golden Age. Grazie all'utilizzo di sei diversi scenari potremo sperimentare nuovi modi di giocare a Tang Garden. Quindi Tang Garden deve diventare il gioco più giocato del 2020 per giustificare questo acquisto. Ma tanto, finché la signora di casa compra scarpe e borse, posso anch'io comprare giochi e fare pledge. L'importante, come dice il mio caro Goccia, è pledgeare a modino.
Allora, abbiamo qua. Hola! Il regolamento in italiano e basta stavolta. Ok, tessere varie, ancora personaggi e scenari, e ancora scenari da creare. Bene, altre tessere, altri scenari. Questo è omaggio. Poi qua abbiamo un dado a 6 facce stavolta. Altre carte, sono penso i nuovi personaggi che troviamo qua dentro, ancora con le rispettive basette. Mamma mia, io penso qua ci avremo da giocare veramente tanto. Spero, spero, spero che piaccia Simona, se no mi sentirete piangere nella prossima defustellazione. Ok, qua c'era poco da vedere in questa Golden Age, spero tanto da giocare. Beh, vogliamo sbirciare dentro questi piccoli add-on? Allora, vediamo un po'. Qua abbiamo il cigno. L'apriamo con cattiveria? Ma sì, dai. Cioè, non so perché canto il pranzo servito, ma me la sentivo così oggi. Allora, questa è la mini espansioncina cigno, eccolo qua, due dischettini e le carte. Ah, ecco, sono varie lingue, penso alcune le useremo, non so, da lancio tipo Gambit. Ok, stessa cosa immagino qua per l'albicocco, a sto giro non faccio figuracce per aprirlo, tanto eccolo qua, sarà la stessa cosa, carte più l'alberino da montare. Poi qua abbiamo altri personaggi, abbiamo il viandante e l'herbalist. Apriamo subito la nostra esperta di erbe illegali, qua vedo dello scotch. Apriti, maledetto. Ok, scotch 1, scotch 2, diverto. Allora, cosa abbiamo qua? Dei dischettini di... Dai, questo è legno, legno. Qua chi abbiamo? Abbiamo la miniatura con la basetta e qua sotto abbiamo la carta dell'herbalist. Ah, eccola in varie lingue, in italiano è l'erborista. Beh, io penso che abbiamo fatto tutto, il viandante lo lasciamo qua. No, dai, apriamo anche il viandante, su, anche se c'è da lottare un po' con lo scotch, ce la vogliamo fare. Allora, adesso già vi dico che appena chiuso inizierò a leggere il regolamento, sono molto molto curioso e stasera costringerò la signora di casa a una partita con la modalità base, dai, che ci vuole. Apriti! Apriti sesamo! Io non voglio togliere tutto lo scotch, ma è possibile, io vi odio! La professionalità, notate la professionalità di queste defustellazioni! Allora, qua abbiamo soltanto carta in miniatura del viandante. Beh, io, bella gente, direi che è veramente tutto. Questo era Tang Garden, l'edizione Deluxe, con le espansioni Ghost Stories, Golden Age, più i contenuti di Albicocco, Cigno, Erbalista, il viandante, tutto questo per la Tana dei Goblin, signori! Ciao, ci vediamo fra 2 martedì con un altro unboxing. Ciao bella gente, buon gioco!